Pietro, in questa Juventus manca un leader come Gianluca Vialli, intravedi qualcuno all'interno dello spogliatoio che ha il carisma che aveva Gianluca? Allora, come Gianluca, come giocatore ce ne possono essere anche altri, perciò ma il carisma che aveva lui forse in questi ultimi anni secondo me non ce l'ha avuto nessuno, perché se ci facciamo un mente locale, con Vialli si è vinta l'ultima, anzi l'unica Coppa dei Campioni, si chiamava così allora, e dopo di allora non si è più vinta. Vuol dire che la sua presenza e il suo spirito secondo me contagiava anche tutto lo spogliatoio e tutto l'ambiente. Quindi mi stai dicendo che alla Juventus per arrivare a determinati successi servono giocatori come Vialli? Serve un giocatore come Vialli con quel temperamento e soprattutto con quel carisma, che purtroppo, anche se hanno vinto tanti scudetti negli ultimi anni, in Coppa non si è mai vinto niente e non si è mai riuscito a vincere, perché viene a mancare quella cosa che abbiamo trovato quella sera e che abbiamo trovato durante tutto l'anno. Ma è un gran merito comunque, Gianluca ci ha instradato su quel tipo di percorso. No, stupito no, però abbiamo anche qualche volta litigato con Gianluca, però lui era sempre il primo, perché come ho detto prima, in campo è un perfezionista, lui voleva le cose che fossero fatte nel modo giusto, e se qualcuno sbagliava non è che ti offendeva, però metteva giù la testa e te lo faceva capire che lui era molto dispiaciuto. Ma noi ci marciavamo anche, tante volte facevamo apposta per vederlo incazzato, perché abbiamo sempre visto allegro, una persona solare.